Buonasera, buonasera a tutti, grazie Presidente per l'invito, complimenti all'Ordine degli Ingegneri per questa giornata e anche per il coraggio di questa giornata, e poi vi dico perché per il coraggio. Concessione della strada di Vente, in due minuti vi sintetizzo chi è, e la società che gestisce il passante di Mestre, la Venezia Padova, la Valera dell'aeroporto. E nel 2019 è la prima SPA di Italia per rating, abbiamo il più alto rating della SPA in Italia, e siamo una società totalmente pubblica, 50% della Regione Veneto, 50% di ANAS, e l'anno scorso abbiamo portato alla Regione Veneto utili per circa 25 milioni di euro. Detto questo, quando mi è stato prospettato di venire a un convegno sull'ingegner Miozzi, mi è preso un brivido ovviamente, per due motivi. Uno, perché per un ingegnere che si è formato dentro l'ANAS, non si è formato dentro l'ANAS, Miozzi è l'istruzione, è l'ingegneria. E nel 2005, quando ero proprio compartimento in Veneto con un ingegnere russo che aveva appena lasciato il testimone, che saluto, non vedo più presente, che si è venuto a compartimento in Veneto, dedicando una sala nel palazzo ANAS all'ingegnere Miozzi. Quindi devo dire che devo fare i complimenti al Ordine degli Ingegneri, perché è coraggioso. Raccontare l'ingegnere Miozzi in un pomeriggio è veramente è arduo ed è un impegno, quindi complimenti, perché realmente rappresenta un'istituzione, ma rappresenta quello che probabilmente manca oggi al nostro paese. Rappresenta l'uomo del fare, l'uomo che porta avanti le sue idee, i suoi progetti e li realizza. L'uomo che non ha paura a fare e che fa anche bene. Quello che Miozzi ha fatto è l'orgoglio per tutti gli ingegneri italiani. Quindi sono veramente felice di essere qui oggi e spero di che queste giornate che ricordano persone come Miozzi, e Miozzi ce ne siano di più. Grazie e buon lavoro a tutti.